avrei tantissimo voluto scrivere qualcosa per essere qui e le vicende degli ultimi giorni ce l'hanno un po' impedito. A inizio ottobre lo spettacolo di Giulio Cavalli su Andreotti, in programma al Teatro Sanità, è stato annullato per le minacce ricevute dall'attore. Ieri pomeriggio Cavalli, che è sotto scorta dal 2009, si è esibito al PAN con un appassionato monologo civile ben collocato fra le iniziative per la memoria di Giancarlo Siani, nella sala dove è esposta ancora per qualche giorno la Meari Verde del giornalista napoletano ammazzato dalla camorra nel 1985. Pensate al 1983, la prima persona che ha parlato di mafia in una trasmissione nazionale popolare è stato l'anno successivo. Chi è stato secondo voi? Un grande politico? Un giornalista? No, è stato un giullare, Dario Fo. Giornalisti, scrittori, intellettuali, artisti minacciati o uccisi per il loro impegno dalla criminalità organizzata. Una violenza che in Italia si è ripetuta centinaia di volte, ma di cui l'opinione pubblica spesso dimentica o ignora l'entità. Nell'atrio del PAN una serie di pannelli ricorda i nomi, i volti e i numeri della persecuzione. Il racconto dei nostri scrittori deve essere il racconto di tutti noi, perché non è accettabile che uno scrittore, per poter andare in teatro a raccontare dell'Andrangheta, delle corruzioni dell'Andrangheta al nord, dei rapporti tra Andrangheta, politica e istituzioni, debba essere scortato. E Giulio è uno che racconta non solo la mafia del sud, ha raccontato le infiltrazioni della mafia e soprattutto dell'Andrangheta in Lombardia. Durante la serata sono intervenuti i ragazzi dell'associazione Resistenza Anticamorra che gestiscono a Chiaiano il fondo agricolo Amato Lamberti, un terreno confiscato alla malavita dove nei giorni scorsi si sono registrati atti di vandalismo e il furto di un trattore. Là sopra vengono i ragazzi della comunità penale con Perpetiana, vengono lì ad imparare il mestiere, vengono lì a lavorare, quelli che dovevano essere i camorristi vengono a lavorare sul bene alla camorra e producono insieme a noi il pacco alla camorra, le marmellate che stanno nel pacco alla camorra. Oggi io vi chiedo di stare insieme a noi, come segnale forte mercoledì e giovedì faremo la vendemmia. Faremo la vendemmia e la faremo con le mani, perché senza trattore non avremmo potuto farla, la facciamo lo stesso come segnale immediato. E come segnale immediato abbiamo chiesto alla prefettura di metterci nel sistema di videosorveglianza da sopra e chiediamo alla magistratura di portare un altro trattore confiscato su quelle terre, perché a noi ci mantiene una promessa là sopra, una promessa fatta ad uno dei ragazzi della comunità penale che quando arrivò là sopra disse: io mi impegno a lavorare su questo bene confiscato perché la camorra mi ha portato via mio padre, mi ha portato via mio fratello, mi ha portato via il passato, io non voglio che mi porti via anche il futuro. L'antimafia si fa con una buona amministrazione, non si fa con gli attori teatrali o gli scrittori. Non è un paese che si salva con gli scrittori civili, non si salva con gli attori civili. Questo è un paese che si salva con i contadini civili, con le mamme civili, i fratelli maggiori civili, nel proprio conto dei fratelli maggiori. Non credo che ci sia un'arma più potente delle altre, credo che ci debba essere una rete. Ecco, forse la cosa che più di tutte lascia perplesso è che la criminalità è molto organizzata. L'antimafia molto meno.